Give it to me like... secondo elementare ho cambiato maestra di italiano perché quella del primo anno era andata in pensione. La nuova maestra era un vulcano di idee, abbiamo avuto la fortuna di averla con noi fino alla fine delle elementari e grazie a lei ho iniziato a leggere libri su libri. Per avvicinarci alla lettura ogni anno sceglieva una storia da leggere capitolo per capitolo con noi in classe, poi declinava le verifiche i compiti in classe, gli eventi, le interrogazioni usando i personaggi di quella storia. Siamo andati a Oz con Dorothy Gale e Toto, abbiamo visitato l'isola che non c'è con Peter Pan e abbiamo navigato il Mississippi con Tom Sawyer e Huckleberry Finn. La maestra è arrivata in seconda elementare, dicevo, e appena si è seduta alla cattedra ha pensato che fosse il momento per noi di incontrare La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, uno scrittore che, se per caso non lo conoscete, ha un'ironia molto cinica e spesso oscura. Io ricordo il silenzio quasi spaventoso che si generava in classe quando lei tirava fuori il libro dalla cartella e poi con gli occhi spalancati e i gomiti sui banchi desideravamo assolutamente ascoltare quello che capitava senza però mai attentarci a chiedere cosa sarebbe successo dopo. La storia della fabbrica di cioccolato parla di Charlie, un bambino molto povero che vive coi genitori e coi nonni, così povero che i quattro anziani sono obbligati a dormire in un letto matrimoniale, due dalla testa e due dai piedi. Vicino alla casa di Charlie c'è una fabbrica di cioccolato che è chiusa al pubblico ormai da decenni. E intorno a questa leggiano storie e leggende. Il proprietario della fabbrica, Willy Wonka è quasi una creatura mitologica che non viene vista da anima viva da oltre 50 anni. Fino a un certo punto, un giorno Wonka decide di riaprire le porte della fabbrica, ma non a tutte le persone, solo a cinque fortunati. Inserisce cinque biglietti d'oro in cinque barrette di cioccolato. E chi riuscirà a trovare questo biglietto d'oro potrà fare una visita della fabbrica guidata direttamente da lui. È molto interessante questo passaggio, perché quando Charlie, accompagnato da Nonno Joe, che è la persona che più di tutte gli ha raccontato di Wonke e della fabbrica, arrivano al cancello, lui scopre chi sono i suoi compagni di viaggio. E Roald Dahl ci tiene tanto a precisarci che Fin da bambini dentro di noi portiamo vizi e difetti e lo fa descrivendo i compagni di viaggio attraverso i loro corpi che sono ben definiti. Il primo che incontriamo è Augustus Group, un bambino enormemente grasso, vittima della, della sua voracità. E infatti, appena i cancelli si chiudono dietro le loro spalle e si spalancano le porte della fabbrica, davanti a loro compare un torrente di cioccolata calda. E Augustus, che non riesce a tenersi, si scaraventa verso quello torrente e non si rende conto, bevendo, di starsi sbilanciando, e così cade e sparisce nella cioccolata calda. Più avanti poi verrà risucchiato da un tubo lungo e stretto che lo farà sparire fino alla fine del racconto. Io ricordo le risate dei miei compagni di classe e della maestra. Del resto quanto fanno ridere i corpi grassi che muoiono della loro fame, no? Poi a un certo punto come una fucilata Dritto come una freccia. Mi è arrivato un Giulia attenta ai fiumi e di nuovo giù tutti quanti a ridere. Mi si è congelato il cuore in quel momento e in un istante ho dovuto decidere come agire. Non è stato difficile perché in realtà avevo una sola possibilità, ridere con loro. Avevo capito molto presto, fin dalla scuola materna che quando venivo presa in mezzo dovevo umiliarmi come gli altri desideravano vedermi fare, perché se no sarei stata sgridata o messa da parte, perché non riuscivo a stare al gioco, oppure perché ero grassa, era colpa mia e non potevo impermalosirmi. Così io ho ingoiato che le persone fossero legittimate a fare di me quello che volevano, che potessero prendere il mio corpo e farlo a pezzi che non fossero in grado di fermarsi prima del mio corpo. Io però ero diventata bravissima a dissimulare non curanza. Ricacciavo le lacrime indietro come una professionista, però non riuscivo a impedirmi di diventare paonazza per la vergogna. Quella è una cosa che io davvero non sono mai riuscita a imparare a fare. E la vergogna è la prima emozione a cui ho dato un nome e dentro questa ho creato un perimetro per stare al sicuro e fare e raggiungere in realtà l'unica cosa che desideravo davvero, cioè non farmi guardare. Così, mentre i miei compagni venivano distratti da altri particolari della storia, la maestra continuava a leggere e io tenevo la testa bassa, gli occhi fissi sulla punta delle scarpe, sperando che la campanella arrivasse il prima possibile. Se non incroci il loro sguardo, si dimenticano che esisti. E io questo l'avevo già imparato e avevo solo otto anni. Al primo trillo della campanella, i miei compagni sono schizzati in piedi e si sono lanciati verso l'uscita. E io sono stata ben attenta a restare a sedere in quel momento perché... Non potevo spezzare quello slancio di libertà col mio ingombro. E la maestra, deve essersi resa conto che qualcosa non andava, che qualcosa non stava funzionando, perché si è avvicinata preoccupata e mi ha detto: Giulia, scherzavamo, lo sai, no? E io, che avevo sempre solo otto anni, l'ho guardata, le ho sorriso, le ho fatto di sì con la testa e l'ho rassicurata. Poi sono uscita. Non è giusto, però, sapete. Non è giusto che nella mia memoria i giorni migliori della mia vita perdano nitidezza e contorni. Invece, questi eventi non saltano mai, mai un fotogramma. Non è giusto che sia la vergogna la prima emozione a cui hai dato un nome e che su questa io abbia declinato le altre che ancora oggi. Io sia convinta che molte emozioni mi siano precluse. Non è giusto che una bambina di otto anni debba imparare a umiliarsi per stare dentro un gruppo perché ha paura di ricevere, se no, in cambio, violenza verbale o fisica. Non è giusto sentirsi in colpa, perché non sai umiliarti abbastanza. E non è giusto che i bambini e le bambine con corpo grasso fin da quando sono piccoli vengano cresciuti convinti di valere così poco da poter essere parte di qualcosa solo se sanno umiliarsi, se possono diventare degli oggetti a servizio del divertimento altrui. Per anni ho pensato anche che non fosse giusto non avere nessuno a cui dare la colpa, perché qualcuno, per Dio, la responsabilità di tutta questa cosa se la dovrà pur prendere, no? Però io, mentre andavo avanti e diventavo ossessiva nella ricerca di quel nome, mi rendevo conto che era una guerra senza vincitori. Un conflitto che a un certo punto io ho scelto di non combattere. Qualcosa che non volevo assecondare. La cosa è molto semplice, la mia maestra ha fatto quella cosa come gesto involontario e come lei tutte le persone della mia vita prima o poi hanno replicato episodi simili senza volere, la spiegazione è facile ed è truce. La mia maestra era grassofobica e io purtroppo ero una bambina grassa, per lei non esisteva niente di me prima del mio corpo. Parlare di grassofobia e di corpi grassi significa dare delle definizioni precise e queste definizioni infastidiscono tantissimo le persone che le ascoltano. La grassofobia è il terrore profondissimo di ingrassare da una parte e la rabbia, il disprezzo, la frustrazione, il disgusto, la repulsione, la violenza che noi sentiamo nei confronti delle persone con corpo grasso. Molti di voi saranno stupiti perché magari non ci avevano mai pensato. Altri saranno pensando, ok, no, però è una questione di salute. E altri ancora più onesti diranno, sì, per me i corpi grassi sono corpi sbagliati. Allora partiamo da qui, no? Partiamo dall'inizio. Dopo questi momenti, questi primi minuti insieme, chissà se per voi esiste qualcosa di me che ha valore prima del mio corpo. Io non ne sono sicura. Però ho altre certezze. Sono certa di non aver avuto accesso a un'infinita gamma di emozioni buone, positive, amorevoli. Quelle che leggevo nei libri e guardavo nei film, perché il mio corpo ci viene insegnato fin da quando siamo bambini, non può essere amato e preso in considerazione. Sono certa di non aver mai imparato a non diventare paonazze, che prima di salire su un palco come questo a me viene il panico, perché ho paura che a un certo punto, come quella fucilata, come quella freccia, arrivi una battuta che in qualche modo io devo gestire. Sono certa di essermi fatta male, di essere andata a fuoco dalla rabbia e dal silenzio, e di non aver fatto tante cose, davvero tantissime cose, perché chi mai potrebbe dare credito a una persona come me? E per anni, anche per me, non è esistita Giulia prima del suo corpo. Oggi che Qualche cosa l'ho imparata, un po' di percorso l'ho fatto e qualche occasione me la sono concessa. Mi arrabbio tantissimo quando le persone mi rispondono: Ma è un discorso di salute, perché io di salute non parlo. Io parlo di persone che hanno diritto di esistere, di vivere, di avere delle opinioni, di ribattere, di innamorarsi, di provare il senso di protezione e di cura prima delle loro analisi del sangue. Vedete, come per la mia maestra, anche molti di voi possono avere paura di questi argomenti, perché l'unica cosa che si pretende dal mio corpo è che muoia di fame o che sudi facendo attività fisica, che si senta costantemente sbagliato, in errore, scomodo, qualcosa che andrebbe semplicemente disintegrato per essere ricostruito da zero. Nel 2023 le persone grasse vivono ancora immerse in tutto questo e a seconda di quanto la forma del corpo si allontana dal modello di magrezza, perdono progressivamente diritti e accessibilità. Non trovano vestiti nei negozi. Spesso non possono usare mezzi pubblici, perché i seggiolini non sono abbastanza grandi. Vivono sempre scomodi e sotto osservazione. E voi potreste dirmi, ok, sono privazioni gestibili, no? Però, se io e te andiamo dal medico, a te, e con gli stessi sintomi, a te fanno accertamenti e danno medicine, a me dicono di dimagrire. Significa ricevere delle diagnosi tardive e un innalzamento preoccupante dell'indice di mortalità non per il grasso, ma per negligenza. Se io domani dovessi denunciare una violenza sessuale, ci sarebbe una sentenza del Tribunale di Firenze a dire che non è possibile perché le donne grasse sono indesiderabili, non possono essere violentate. Al massimo possono essere rifiutate. E sulla base di quel rifiuto Inventano delle false accuse. Gli unici argomenti che sono concessi alle persone come me sono quelli che hanno a che fare con il dimagrimento, perché noi vogliamo costantemente riportare i corpi grassi dentro l'insieme dei corpi magri. E certo, noi ci sentiamo costantemente corpi sbagliati e non passa giorni in cui qualcuno non ce lo faccia notare. E non è vero che è per la salute o perché qualcuno ci preoccupa per noi, perché è solo culturale. E l'abitudine culturale, quando si insinua sotto la pelle, è velenosa perché non, non ci rendiamo conto e facciamo molta fatica a disintegrarla. Ora io sono convinta che nonostante tutto questo molti di voi staranno pensando che va bene, ok, comunque è un discorso di salute, però io adesso faccio un gioco con voi alla fine e vediamo alla fine com come ne usciamo. Quanti di voi quando sono entrata hanno pensato che sono una persona grassa e quanti hanno pensato subito che dovrei dimagrire? E quanti si sono giustificati immediatamente dicendo no, ok, però è un discorso di salute. Ma di tutte queste persone, no? Che hanno fatto diagnosi a occhio, che hanno emesso sentenze, condanne, mi hanno offerto gentilmente concessioni, quante? Si sono fermate un secondo e gli è venuto in mente di chiedermi semplicemente come stai? Come immaginavo. Vedete, come per la mia maestra e per tante persone della mia vita, anche voi non avete colpa di questa concatenazione di pensieri perché è un automatismo. Cioè, non avete colpa ora. Però, alla fine di questa giornata, dopo questo speech, voi tornerete a casa con molti più dubbi che risposte. Però vi giuro che saranno proprio quelli che scaveranno e lavoreranno dentro di voi. E vi permetteranno un domani di essere le persone che tendono la mano qualora io dovessi cadere in un torrente di cioccolato, invece che guardarmi affogare e riderne. Perché da quel momento per voi io esisterò e sarò valida prima del mio corpo. Grazie.